Cobra, un breve avviso alla popolazione di superficie. 10 marzo 2021, traduzione Marina. Poiché i piani delle forze oscure per il loro grande reset non stanno andando come hanno voluto, hanno fatto ricorso alla loro antica strategia. L'ingegneria di una guerra. Le famiglie della nobiltà nera e i gesuiti credono nelle profezie dell'Armageddon di fine tempo, di una guerra in Medio Oriente che si espanderebbe nella terza guerra mondiale tra Israele e Iran e tra Russia, Cina e NATO. Questo è ciò che stanno cercando di creare ora. Numero 1. Stanno usando occultamente il vortice della Siria per innescare un conflitto tra Russia e NATO. Numero 2. È una guerra Russia-Israele. Numero 3. Ci sono anche segni che la guerra Israele-Iran potrebbe essere imminente. Numero 4. Perciò le forze della luce vi chiedono di fare la seguente meditazione tutte le volte che vi sentite guidati. Numero 5. Fonti relativamente affidabili sostengono che l'attacco in Siria o in Ucraina potrebbe avvenire lunedì 15 marzo. Quindi questo è il momento in cui la meditazione sarà ancora più necessaria per prevenirlo. La Dea vuole la pace e pace sarà. Traduzione e voce Marina.